Effettueremo questa simulazione tramite NetRacks in Cloud di TeamSystem. Questa modalità di utilizzo di NetRacks in Cloud di TeamSystem può essere sostituita anche con altri redattori perché lo schema del deposito atto utilizzato è uguale, ossia atto non codificato. Ok, effettueremo adesso la simulazione, richiamiamo la nostra pratica dove abbiamo caricato già il nostro documento, la nostra nota congiunta sottoscritta. Effettueremo, appunto, io ho già predisposto una simulazione di un deposito telematico, ma lo rifacciamo insieme. Ok, praticamente selezioneremo come atto di deposito, metto qua ruolo affari civile contenzioso perché ho simulato che si trattava di una causa di contenzioso civile. Ovviamente qua dovrei cambiare in base al ruolo del tuo giudizio. Selezioneremo come atto di deposito non codificato. Questo vale, ti ripeto, per tutti quanti i redattori atti, quindi è uno schema atto che puoi trovare. E selezioniamo nel caso se si tratta di urgente, quindi ultimo giorno oppure no, vado avanti. E qui nel campo note, proprio perché si tratta di atto di deposito non codificato, ti consiglio di aggiungere appunto la notazione note trattazione scritte, eventualmente per aggiungere ex articolo 83,7 lettera, ho dimenticato qui di inserire lettera H del DL 18 2020 successive modifiche. Vado avanti. Ok, in questo caso selezioneremo la nostra memoria in questione, selezioneremo come atto principale, il sistema ci dirà di firmare. Andremo avanti, il sistema ci genererà il datiatto.xml, quindi qualsiasi redattore che consente di veicolare il deposito all'interno del fascicolo informatico. Clicchiamo su firma documenti, si fa il riepilogo, selezioneremo come firma, possiamo avere dispositivo di firma o firma remota. Clicchiamo firma documenti. Il sistema ci chiede di generare l'OTP, quindi ecco la comodità anche della firma remota, ossia che non hai problemi di installazione Java, ma generando l'OTP ci verrà recapitato sul nostro cellulare il nostro codice OTP che inseriremo all'interno del apposito campo. Inseriamo il codice OTP. Ricordo che il codice OTP varia al variare della richiesta, quindi avrei sempre un codice diverso per un discorso di sicurezza. Clicco OK. Viene avviato il processo di firma, il nostro documento è firmato e quindi adesso noi potremo effettuare il nostro deposito cliccando appunto Rebus Spedisci. In questo caso si tratta di un invio simulato, quindi il sistema simulerà questo invio e avremo appunto la simulazione del nostro deposito telematico con tutte le 4 PEC e l'accettazione finale del nostro deposito telematico. Ok, siamo arrivati adesso nella parte finale di questo tutorial. Io ti ringrazio anzi per l'attenzione che hai dimostrato nel seguirmi fino a qui, spero di essere stato chiaro. Ti chiedo a maggior ragione se vorrai anche di condividermi nei commenti, dei suggerimenti, se hai un feedback da donarmi, o altre considerazioni o dei suggerimenti. Puoi ovviamente, oltre che nei commenti del canale YouTube, puoi mandarmi anche una mail o contattarmi tramite Telegram o tramite servizio di instant messaging come WhatsApp, ai numeri che tu vedi. Ti ricordo anzi di iscriverti al canale per ricevere dei nuovi tutorial e di attivare anche la campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video caricati. Io ti ringrazio per l'attenzione fin qui dimostrata e al prossimo tutorial. Ciao!